potesse difendere persone che sapeva colpevoli. Questa è interessante. Che cos'è? È la lista dei testimoni. Ricordi il nome di Nick Baxter nei documenti della polizia? No, e neanche nei verbali del processo. Quindi Marinelli non ha mai chiamato Baxter a testimoniare. Esatto. Perché si è affrettato ad aggiungerlo alla lista dei testimoni quasi alla fine? Insomma, perché disturbarsi tanto e poi non chiamarlo? Succede, ti informano di un test e all'ultimo momento tu controlli, non è attendibile e lasci perdere. Ma è strano, guarda qui. Aggiunge Baxter alla lista dei testimoni il 20, informa Hellman che intende chiamarlo all'ultimo minuto e poi chissà perché non lo fa. Chiedilo a lui. Peter sarà furioso per il verdetto. È comprensibile, e lo vedo anch'io. Che cosa c'entra la mia strategia processuale? Comunque ho chiesto a Maureen e Anna per rivedere i fascicoli del processo. C'era qualcosa di utile? Chi era Nick Baxter? È nella lista dei testimoni?